Partiamo dal calcio. 48 ore fa è arrivato l'addio ufficiale di Giordano Napolano alla Maceratese, il giocatore ha salutato squadra, società e tifosi senza alcuno strascico polemico. Un saluto è doveroso per il rispetto e la professionalità che mi è stata mostrata, ha scritto in un post apparso via social l'attaccante di origini laziali. E da Macerata veniamo a Tolentino, continuano i saluti anticipati in casa US Tolentino. Dopo la rescissione contrattuale avvenuta con il difensore centrale Mistura e con il centrocampista greco, arriva anche la conferma ufficiale degli addii di Andrea Petrucci, che maglia Cremisi in questo primo scorcio di stagione ha indossato anche la fascia di capitano e di Emiliano Storani. E dal calcio parliamo invece di una iniziativa che riguarda il Nordic Walking, con un convegno che si terrà domani alla Badia di Fiastra. Vediamo l'intervista in studio realizzata per l'occasione. Con Daniela Merelli, presidente dell'associazione Macerata Nordic Walking, associazione che tra l'altro compie proprio quest'anno 10 anni, e per celebrare questa ricorrenza organizza un convegno che si terrà quando? Esatto, allora il convegno si terrà domani pomeriggio alle ore 15:30 alla Badia di Fiastra presso l'Aula Verde. Si chiamerà Progetti in Cammino, 10 anni di Macerata Nordic Walking. Perché il Nordic Walking comunque non è solo una disciplina sportiva, ma c'è anche tanto di terapeutico. Scorrendo i nomi dei relatori troviamo anche medici, comunque persone che operano nel settore sanitario. Il convegno vuole essere un momento di confronto tra la nostra associazione, la medicina, la cittadinanza, il territorio, per promuovere il Nordic Walking, i suoi benefici, non solo in ambito sportivo, ma soprattutto ribadire anche l'importanza, le potenzialità terapeutiche in ambito riabilitativo. E chi saranno in proposito i relatori? Al convegno ci saranno diverse figure molto importanti che ci hanno accompagnato in questi 10 anni di attività di Macerata Nordic Walking, e facendo con noi grandi progetti. La prima persona è il dottor Nicola Battelli, che è primario del reparto di oncologia dell'ospedale civile di Macerata, e con lui abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti un progetto molto importante che si chiama Spassi di Salute, ossia Nordic Walking e riabilitazione oncologica. Tutti i giovedì alla Badia di Fiastra camminiamo con le donne operate al seno in maniera gratuita. Avremo inoltre il collegamento in videoconferenza con il dottor Antonio Mander, che è primario del reparto di riabilitazione vascolare oncologica del Voita di Roma, e con lui si parlerà dell'importanza dei laboratori di Nordic Walking che vengono dedicati agli istruttori di Nordic Walking per poter aiutare, quindi avere delle conoscenze, degli strumenti adatti e affrontare magari un percorso in cammino con le donne operate al seno. L'incontro sarà moderato da Roberto Scorcella, che è un giornalista di Tolentino, amico, e ha quindi avuto il piacere di poterci moderare. Volevo dire anche che parteciperà al convegno anche la dottoressa Stefania Pietracci, che è una psicologa e psicoterapeuta che lavora presso una comunità di San Claudio, dove ci sono ospiti che hanno problemi sia fisici che psichiatrici. Con lei abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti un progetto che si chiama Le Menti Libere, e che prevede proprio degli allenamenti specifici con queste persone che hanno problemi psichiatrici. Si potrà contare anche sulla presenza del presidente nazionale dell'associazione Nordic Walking, che credo abbia a che fare con il libro che stai tenendo in mano. Avremo ospiti domani al convegno anche Pino Della Sega, che è scrittore e presidente nazionale della scuola italiana GWAIS di Nordic Walking, e con lui farà un intervento specifico parlando di come è possibile trasformare diciamo, le difficoltà, la malattia in opportunità, e inoltre presenterà il suo ultimo libro, Camminare e Pensare.
Appuntamento quindi a domani, sabato 11 novembre, alla Badia di Fiastra, Sala Verde alle 15.30. L'associazione sportiva SD Rope Skipping Marche organizza a Civitanova Marche nei giorni 11 e 12 novembre 2023 un camp intensivo di salto alla corda con la straordinaria partecipazione di Valerie Tikoplav, campione di salti tripli, di Chiara Canoci, giudice internazionale delle competizioni di questa disciplina, e di Iris Lecci, nota istruttrice di rope skipping conosciuta a livello nazionale. Questa era la nostra ultima notizia anche per quanto riguarda lo sport. A tutti voi un buon proseguimento di serata.